ragazzi, eccoci qua. Oggi vi parlerò di questo Lookman Stealth GMT. Vi avevo detto che ritornavamo a parlare di orologi, c'ho ancora qualche altro video da fare. Intanto se il video vi piace iscrivetevi al canale e mettete un like. Per quanto riguarda questo orologio l'ho trovato, diciamo, secondo me al prezzo giusto dopo un pochino di ricerca e vi posso dire che sono molto contento dell'acquisto che ho fatto. Vi spiego tutto poi nella recensione completa. A dopo. Allora ragazzi, eccoci qui con il nostro Lookman Stealth GMT. Giusto qualcosina da dire: Lookman è una società di orologeria italiana che si trova all'isola d'Elba ed è stata fondata nel 1986. Prende il nome dai due soci fondatori, sono, diciamo, l'incrocio dei due cognomi Lookman, e vi posso dire che a me, diciamo, mi è sempre venuta la voglia di comprarli, anche se i prezzi di listino rispetto alle caratteristiche vi portano un pochino lontano da questi orologi, perché comunque di solito hanno sempre prezzi un pochino più alti rispetto a quello che offrono. Però io posso dire una cosa: dopo averlo comprato mi sono reso conto che comunque l'orologio è veramente molto bello, cioè più che altro è molto particolare. In questo caso lo Stealth prende il nome dai, diciamo, i caccia militari, quelli là invisibili ai radar, infatti ha questa forma molto schiacciata. Abbiamo soltanto 8,5 mm di spessore, anche se l'orologio comunque è abbastanza importante, è un 43 mm esclusa la corona, e con la corona invece arriviamo a 45 mm. Abbiamo lug to lug di 53 e il cinturino, le anse, diciamo, sono di 23 mm. In questo caso questo cinturino non è suo, io l'ho comprato usato, è un cinturino morellato, però che sta veramente molto bene con l'orologio. Il cinturino suo è questo qui, ve lo faccio vedere, bianco in gomma, e io sinceramente, raga, non l'ho montato perché mi piaceva molto di più questo qua blu, anche perché è fatto abbastanza bene. Però qui abbiamo, diciamo, la fibbia che è sempre fatta in titanio, che riprende lo stesso stile dell'orologio. Comunque prima o poi lo applicherò e magari poi posterò qualche foto. Allora, dicevamo, l'orologio ha una cassa totalmente in acciaio, molto particolare. A me piace veramente tanto perché è satinata tutta in modo diverso, cioè qui abbiamo una satinatura, diciamo, curva, qui su questo ring invece c'è una satinatura verticale, e poi qui vicino alle anse c'è un altro tipo di satinatura verticale, quindi comunque l'orologio fa un bel gioco di luci, guardate qui. Poi, essendo molto sottile, è molto elegante, resta molto schiacciato al polso. Il fondello è un fondello in titanio. Vi voglio ricordare che soltanto la cassa è in acciaio e il fondello invece è in titanio. Infatti troviamo la scritta Lookman Italy Stealth, che è il modello dell'orologio, e poi c'è scritto titanium proprio perché il fondello è in titanio. Ci sono quattro viti che lo vanno a chiudere, quindi comunque è serrato a vite, anche se la profondità è solo di 5 atmosfere. La corona è a pressione. Abbiamo un movimento al quarzo, raga, questa qui è una versione a quarzo, e è in versione GMT, quindi qui abbiamo, diciamo, la finestra con il fuso orario. Sulla destra ore 3 ci sta la finestrella con la data. La corona, raga, funziona veramente molto bene, anche essendo una corona a pressione, ma vi posso dire che lo scatto è bello solido, poi comunque subito entra in funzione. Guardate, se vado in basso entra in funzione la parte GMT sul lato sinistro, e se vado in alto la data, ma in modo molto fluido, raga, molto molto fluido. Poi comunque c'è il cambio dell'ora. Vi devo dire un'altra cosa: dopo tanto tempo che comunque ho portato solo orologi automatici, il fatto di avere un quarzo, raga, è spettacolare. Non lo metti due giorni, poi lo rimetti, c'è sempre l'orario preciso. Lo so, può sembrare una stronzata, anche a me piacciono di più gli orologi automatici, però comunque dopo tanto tempo indossare un quarzo mi ha fatto rendere conto del fatto che comunque i quarzi sono nati per semplificare un pochino la vita, diciamo, delle persone riguardo agli orologi, ovviamente, perché gli automatici hanno sempre il fatto che possono andare un minuto avanti, uno indietro, e comunque io, per esempio, che faccio un lavoro dove per me il minuto è importante, dove io, cioè, alcuni lavori c'ho proprio il fatto che magari devo entrare, uscire proprio in base ai minuti, e avere un orologio che è sempre preciso fa un pochino la differenza. Comunque andiamo avanti. L'orologio a me è piaciuto veramente tanto. Il quadrante, diciamo, è una sorta di carbonio. Voglio ricordare una cosa: Lookman si è fatta tanta strada soprattutto perché all'inizio ha usato tanti materiali innovativi quali carbonio grezzo, legno, alluminio, ma ne ha usati veramente tanti anche soltanto per i quadranti, e vi posso dire che in questo caso il quadrante non è in carbonio, però ha un effetto carbonio molto molto bello. Cioè, raga, ora mi metterò comunque qualche macro
e vedrete che l'effetto è molto bello. Gli indici, diciamo, quelli là principali, 12, 3, 9 e 6, sono applicati comunque. La scritta Lookman è stampata, però raga è molto tridimensionale il quadrante, perché comunque c'ha questo effetto carbonio che dà una bella profondità. In basso c'è la scritta Stealth, in questo caso GMT. Tra l'altro comunque avere un orologio GMT può tornare sempre comodo, soprattutto per chi fa magari viaggi all'estero oppure viaggi molto lunghi. Io raga non so, allora a me questo orologio è piaciuto molto, sono più o meno 10 giorni che lo indosso sempre, perché il fatto che sia così schiacciato al polso mi ha veramente, raga, mi è piaciuto tantissimo. L'orologio al polso è schiacciato, bello. Un attimo, ecco qua, riesco a metterlo a fuoco. L'orologio a polso è molto schiacciato, quindi veramente è molto molto bello. Io ho un polso di 21 cm, vi posso assicurare che, diciamo, sul mio polso è molto comodo. E tra l'altro il fatto comunque che è schiacciato dà un altro tipo di estetica all'orologio. Io in questi giorni ho portato spesso il Sector Dive 300, che comunque è più spesso, anche perché è comunque un movimento automatico, un 300 metri, eccetera, eccetera. Però mettendo questo qua, non lo so, mi è piaciuto veramente molto al polso, vi devo dire la verità. Per quanto riguarda il vetro, abbiamo un vetro normale e con trattamento, diciamo, minerale, con trattamento zaffiro, quindi comunque è stato indurito per resistere ai graffi. In effetti, diciamo, io l'ho comprato usato, la cassa presenta qualche graffio, però il vetro è intatto, quindi magari il trattamento comunque è funzionale. La visibilità è ottima, anche perché comunque, raga, non c'è pasta luminescente vicino agli indici, però questo bianco è così pieno, è così forte, è così chiaro, che comunque basta veramente un poco di luce per vedere le lancette. Questo è molto positivo, perché a volte possiamo trovarci di fronte a una pasta luminescente che non è, diciamo, di buona qualità, e magari dopo mezz'ora svanisce e non si vede nulla. Invece con questo qua basta veramente un filo di luce per vedere le lancette. Tiriamo un attimino le conclusioni, raga. Io lo ricomprerei, perché a me è piaciuto veramente tanto. Infatti sto cercando un attimo di trovare qualcosa per quanto riguarda quello là con la cassa in carbonio e il movimento automatico SIO, perché voglio ricordare che Lookman comunque ha fondato anche la scuola di orologeria, scuola italiana di orologeria, che diciamo porta il nome di SIO, e a volte viene applicato ai quadranti degli orologi la scritta SIO, soprattutto per alcuni movimenti automatici che vengono modificati dalla scuola stessa. Sto cercando di trovare qualcosa in carbonio o in titanio, o totalmente in titanio, perché comunque questo orologio a me è piaciuto molto. Ho letto un pochino su forum un sacco di pareri contrastanti. La mia opinione è che questo orologio qua, se devo essere sincero, va comprato o di secondo polso oppure magari in offerta, perché al prezzo di listino veramente ci troviamo lontano da quello che è poi può essere il valore dell'orologio stesso, perché questo orologio qua veniva venduto intorno ai 300 euro di listino, ma sinceramente un 50 metri con un vetro che non è zaffiro, un movimento al quarzo, anche se comunque con una cassa veramente ben lavorata, 300 metri sono un pochino tantini secondo me. Trovarlo invece in offerta oppure magari un secondo polso può essere veramente vantaggioso, perché comunque poi, raga, alla fine è un orologio italiano, tra l'altro Lookman ha anche dei negozi monomarca, e io mi sono informato comunque un pochino, a diversi negozi monomarca, se non erro 10, quindi potete comunque trovare una buona assistenza e un servizio clienti veramente ottimo, ho letto su internet, però diciamo che i prezzi non sono sempre giusti. Per quanto riguarda questo qua, è la prima versione dello Stealth, se non erro adesso ne hanno fatto uno nuovo con la cassa ancora più particolare, andatelo a vedere su internet, perché raga lo Stealth nuovo deve essere ancora più bello di questo qua. Tra l'altro l'hanno pure migliorato, perché se non erro hanno integrato finalmente almeno il vetro zaffiro, e quindi comunque ci sono stati anche dei miglioramenti, e il prezzo è rimasto sempre più o meno di 300 euro a listino. Io vi ringrazio ragazzi, vi lascio per la prossima recensione e seguitemi, grazie, ciao.